stessa linea col numero 1 Black Air, col numero 7 Salar Yamal, col 4 Helmut. Cavalli che completano il tratto iniziale 600 metri ed iniziano il primo dei due giri grandi, completi, mi correggo. Vediamo, Helmut al comando e poi Black Air numero 1, quindi il numero 5 Kraus, cavalli che vanno a completare la piegata, 1000 metri circa alla conclusione del primo giro grande, sempre al comando col numero 5 Kraus montato da Bartos, con il 4 Helmut, l'1 Black Air, cavalli che vanno a completare la retta opposta mentre si inserisce col numero 7 in seconda posizione Salare Yamal montato da Jack. Percorrono la piegata nord i cavalli, ancora direi apertissima la lotta per la vittoria che secondo gli scommettitori dovrebbe essere per Black Air numero 1 e a breve distanza per Kraus numero 5. Ma intanto siamo vicini alla conclusione del primo dei due giri completi, numero 5 Kraus montato da Bartos e poi in seconda posizione l'1 Black Air, il 2 Calabrone Rosso, il 7 Salar Yamal, primo degli inseguitori, il 6 Leonardo, inizia il giro conclusivo, 6 siepi alla conclusione, ora 5. Vedo molto attivi due cavalli della scuderia Favero, Kraus numero 5, Calabrone Rosso numero 2, ma c'è anche il 7 Salar Yamal, l'1 Black Air. Cavalli ora hanno completato la piegata sud, siamo a 900 metri circa dalla conclusione, Kraus con Bartos sempre al comando, ma non sono lontani gli inseguitori, il numero 6 Leonardo si avvicina all'8 Sir Ernesto, sono questi i tre cavalli al comando, il primo degli inseguitori con il numero 7 Salar Yamal, 500 metri, poco più, siamo alla conclusione, due siepi da superare, 400 metri, cavalli che fanno l'ingresso in retta d'arrivo con Kraus sempre al comando, ma molto vicino vedo in pieno recupero con il numero 8 Sir Ernesto Korkarnicik e poi il 6 Leonardo, 5-8-6, questo a pochissimo dalla conclusione ed è anche l'ordine d'arrivo ufficioso.